A tagliare il nastro è stata chiamata una storica volontaria della San Vincenzo di Busto, dove opera dal lontano 1947. Perché un'officina del sapere nello stabile confiscato alla mafia? Per coniugare il saper fare con un concetto di preparazione e di istruzione che porta poi a un miglioramento dei comportamenti. Che cosa avverrà qua dentro? Ci saranno dei corsi di formazione qualificati, di cura del verde, di saldatura di tubi idraulici, di cucito industriale, grazie alla collaborazione con gli imprenditori della zona con le quali abbiamo instaurato una partnership in queste settimane. Se ci fossero altri edifici a voi interesserebbero? Ma io direi di sì, perché io per la mia formazione, per la mia natura sono sempre in movimento e ho comunque il sogno di poter portare un terzo settore più avanti rispetto a un assistenzialismo che peraltro sul territorio già è in atto ed è ben coperto a risposta dei bisogni che ci sono.